Mentre anche la provincia di Belluno registra un caso di una persona d'origine bellunese positiva al coronavirus, tuttavia domiciliata e con attività professionale a Treviso, attualmente asintomatica e in isolamento domiciliare, continua da parte della Regione Veneto quella che il governatore Zaia ha definito una vera e propria guerra contro il virus. Nella giornata odierna si è riunito il tavolo permanente della Regione a Marghera per incontrare le diverse componenti del sistema sanitario veneto con medici, infermieri, farmacisti e ordini professionali. Vi è un aggiornamento continuo sul numero dei casi accertati, dei tamponi effettuati, ormai giunto a quota oltre 6.000 in regione, ma anche delle persone dimesse. Appena conclusa la videoconferenza col Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, a cui ho comunicato i dati aggiornati del Veneto relativamente al coronavirus. In questo momento i casi di contagio sono 116, di cui 28 ricoverati perché presentano sintomi. La Regione ha diffuso inoltre uno schema basato sulle precisazioni inviate dal Ministero della Salute che spiega quando va eseguito il tampone nei soggetti contatto di caso confermato. Lunedì 2 marzo a Venezia si riunirà il tavolo di concertazione delle categorie economiche allargato per l'occasione ai principali enti fieristici per affrontare il tema dell'emergenza coronavirus. Fra le fiere del settore che sono state costrette a posticipare i propri appuntamenti anche la Mido di Milano, il salone dedicato all'occhialeria inizialmente previsto fra la fine di febbraio e i primi di marzo. La 50ª edizione si terrà da domenica 5 a martedì 7 luglio 2020 a Ro Fiera. Abbiamo due obiettivi, da un lato il contenimento del virus, dall'altro la pandemia mediatica che rischia di compromettere fortemente l'economia del Veneto. Così scrive su Facebook il governatore Luca Zaia, che sta valutando di non prorogare l'ordinanza del 22 febbraio, prevedendo così la riapertura al più presto anche delle scuole. E un appello a non farsi prendere dagli allarmismi è stato ribadito altresì da Confindustria Belluno Dolomiti, che per l'occasione ha istituito un apposito gruppo di lavoro proprio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'auspicio è che si ritorni quanto prima alla normalità, perché in questi giorni le attività economiche tutte, dal settore del turismo a tutta l'impresa manifatturiera, ha subito dei forti rallentamenti, se non addirittura dei blocchi. Questo può essere superato abbastanza facilmente se il periodo è breve. Se invece si dovesse portare ancora, i problemi sarebbero davvero significativi.